Amiche ed amici di Pachino Cam News, un saluto cocente dal vostro Ivan Sortino, che si trova per l'ennesima volta sulla strada provinciale 84 che collega Marzamemi con Portopalo di Capopassero. Questa volta la location è sì sempre il ponte, ma all'interno del ponte, il ponte che ancora rimane chiuso, indipendentemente dai vari comunicati, dalle varie foto, da tutto quello che avete e abbiamo visto su Facebook, ad oggi ancora il ponte rimane chiuso e a breve arriverà a luglio. E in tanti ci chiedono aiuto per divulgare e denunciare i disagi che si verificano quotidianamente in questa zona. Io, come sempre, a disposizione di voi, sono arrivato qui, c'è un bel sole, un bel vento, però il ponte ancora rimane chiuso. Non rimane altro che pregare. A poche ore dalla realizzazione di quel video direttamente dal ponte del Cavettone è apparso sulla pagina ufficiale del comune di Portopalo di Capopassero su Facebook questo comunicato a firma del sindaco di Portopalo Giuseppe Ferdinando Mirarchi. Il post recita: relativamente al viadotto Marzamemi Portopalo, da contatti avuti tramite il libero consorzio della provincia di Siracusa e dal sottoscritto con la Cassa Depositi e Prestiti nella persona della dottoressa Porcelli, si è appreso che con carattere di priorità l'ente provincia è stato autorizzato all'approvazione dell'utilizzo della somma, circa 74.000 euro, necessaria al lavoro di ripristino del viadotto in questione. Seguirà immediatamente il bando per la gara d'appalto. Ho appena sentito i responsabili tecnici dell'ex provincia. Si spera entro 15 giorni e conseguenzialmente partiranno i lavori, tanto attesi da parte di ognuno di noi. Vi assicuro che la cosa è tra le priorità assolute di questa amministrazione comunale.